arrivato chissà da dove e chissà come. Il tronco può benissimo rappresentare una metafora della nostra esistenza. Nei quadri di Ascoli non c'è nessuna concezione per il difforme, per l'anarchico, per il dissacrante, per il movismo, per lo sperimentale e per il modernismo. C'è degli alcuni temi come la montagna e le case, in genere piccole, isolate, qualcuna sprintellata, con le porte chiuse. Queste ultime, le case, stavo dicendo, quasi sono archetti, simbolo di un ritorno alla casa materna, al greco materno. E poi c'è un continuo insistere, o richiamo, sempre un altro motivo, del colore bianco, che lo si trova in ogni quadro, se vedete, tutti i quadri contengono qualcosa di bianco. Quasi il bianco contiene tutti i colori, è dato dalla sintesi additiva di tutti i colori dello spettro visibile, come Newton c'è al bianco grigio plumbeo delle nuvole e della spiaggia. E c'è anche poi, ho visto, non so se fino a che punto questa osservazione che segue è giusta, c'è una ricorrenza di qualche albero, in genere un cipresso o una chifoglia, forse un rimando inconscio alla pittura classicamente una pittura d'atmosfera. E si resta come sospesi in un mare di silenzio, di solitudine e di confronto con l'io più profondo dell'autore. L'uso dei colori, soprattutto del bianco, segue la linea degli accostamenti, risaltano specialmente con la tecnica della sovrapposizione. Molto colpito questa cosa. Non il tocco del pennello più leggero ed aristocratico, nel suo lavoro di spatola si vede tutta l'artigianalità, lo sforzo umano e fisico per rendere, per esempio, plastica e tangibile una distesa innevata. Questo lavorio di spatola rende l'atmosfera rarefatta, ma allo stesso tempo corposa e presente. La spatola è un arnese povero, come erano poveri i contadini che abitavano un tempo la Basilicata. Se non saputa usare, può provocare solo danni. Ci vuole veramente maestria e perizia nell'uso. Si avvicina molto ad un certo mondo grezzo, calcinato, lunare, rustico, informe, manuale della Basilicata di un tempo. Si avvicina quasi ad un attrezzo di lavoro di un contadino, di un muratore o di un impiantino pittore. È tagliente, quasi come un coltello. E poi esagerata questa affermazione, però chiaramente, volutamente. Quello che si ricava dalla spatola si ricava con fatica. La pittura di Michele è una pura contemplazione alla fine, il ricordo interiore di un paradiso perduto, di una ricerca della conservazione, di un mondo naturale, forse vero, risalente alla sua infanzia, di un mondo che comunque non esiste interiore. E spesso con monocromi sfumati, non delineati da una linea di disegno. Nelle sue tele si ritrova la Basilicata del ricordo, una certa Basilicata agreste e rude, legata alle visioni dei suoi vari cantori, Scodellano, Siniscalchi, Pietro. Si ritrova una Basilicata arcaizzante, idealizzata, che si presenta in una forma dignitosa e serena e quasi classica, che forse non esiste più, o forse non è mai esistita. Come dice la bellissima poesia di Rocco Saracino, con questo concludo, ecco, in lui c'è una Basilicata dove l'inverno era un'immensità e dove ci sono due montagne. Sto prendendo dei versi di Rocco Saracino, e i cieli sono gravidi appena di dissimulati. E poi ci sono le serpe elettriche del paese, quasi la modernità del paese, e dove la neve abitava i tuoi capelli, e dove tu desti sembianze sonore ai tuoi sogni. Grazie Michele. Grazie Michele.